Con 30 voti a favore, 7 contrari e 2 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2020. Hanno votato a favore l'intera maggioranza e la consigliera Clemente, astenuti Bassolino e Lange, contrari tutti gli altri. Assenti al voto i consiglieri Sannino e Brescia. Questo era un atto obbligatorio di cui noi avevamo bisogno soprattutto per poter sbloccare la situazione delle assunzioni a tempo indeterminato che erano già state programmate, in parte già programmate, quindi è un passaggio molto importante per cominciare ad andare avanti con l'amministrazione. L'assessore Baretta però nella sua relazione ha sottolineato ancora una volta quanto sia necessario un intervento del governo. Ma i numeri sono chiarissimi, voi avete letto la relazione, noi abbiamo un debito che è quantificato in 5 miliardi, abbiamo uno sbilancio di spesa corrente molto importante che di qualche centinaio di milioni. È chiaro che senza un intervento straordinario è molto difficile rimettere in piedi il bilancio. Poi è chiaro che c'è una parte che poi dobbiamo fare noi sulla riscossione, sulla gestione del patrimonio. Questo è un lavoro che già abbiamo avviato e che però richiederà del tempo. Alcuni parlamentari di Forza Italia poco fa hanno detto che appoggeranno, diciamo, il progetto del Patto per Napoli e si impegneranno anche loro per il Patto per Napoli. Ma questo noi dobbiamo fare un patto per i napoletani, cioè noi, la città ha bisogno di un intervento perché altrimenti noi non siamo in grado di poterla amministrare e di poter dare delle risposte a Napoli. Io sono molto fiducioso che tutti i parlamentari di qualsiasi parte politica sosterranno questo intervento che è indispensabile. Oggi devo dire c'è stato un dibattito politico molto positivo, ovviamente nelle posizioni anche diverse, però noi oggi dobbiamo dare una svolta, noi dobbiamo amministrare la città, dobbiamo farla ripartire dopo anni molto complicati e per far questo abbiamo bisogno di un'azione complessa e integrata che però deve partire da un intervento statale, non c'è altra soluzione, i numeri sono chiarissimi, basta leggerli, tutto si vede, tutto si tiene. Sindaco, quindi si accelera sul cambiamento dei vertici delle partecipate adesso? Ci sono state delle considerazioni che sono state fatte anche dai revisori che giustamente hanno sottolineato una serie di criticità. Tema partecipato è uno dei temi, però voglio tranquillizzare i lavoratori, non c'è nessuna, qua si parla di privatizzazione, insomma parliamo di cose serie, noi oggi dobbiamo parlare di efficientamento, non c'è nessuna ipotesi di privatizzazione in questa fase, dobbiamo sempre, adesso è il momento in cui bisogna lavorare, cioè il resto sono parole.